Questa piazza straripava di gente il 26 maggio del 1805. Era difficile farsi largo tra la folla che urlava e spingeva, mentre le campane suonavano. Poi arrivò Napoleone, su un baldacchino portato dai canonici. Entrò qui, nel Duomo, la cattedrale di Milano. L'imperatore dei francesi ora voleva essere anche re d'Italia. Questo era il manto indossato da Napoleone quel giorno. E il suo strascico era tenuto dal generale Berthier, uno degli ufficiali più fidati e coraggiosi di Napoleone. Tra gli onori che portava con sé c'era lo scettro, il simbolo del potere assoluto. E anche uno dei suoi preferiti, la mano della giustizia, che rappresentava il diritto. Ci teneva molto l'imperatore. Il suo codice civile ha creato le regole della vita familiare, personale ed economica che hanno plasmato la società francese. È un figlio delle conquiste della rivoluzione. Perciò adesso tutti sono uguali di fronte alla legge. Ma l'oggetto più importante era la corona indossata quel giorno. Questa è la corona di ferro che aveva già cinto il capo dei re longobardi ed è ritenuta sacra. Secondo la tradizione, contiene uno dei chiodi della croce di Gesù. Dopo Gesù Cristo, Napoleone è l'uomo più famoso della storia. Più di 170.000 libri sono stati scritti su di lui. Ma come ha fatto quel ragazzino, sempre un po' sbagliato, a diventare l'icona del potere moderno? Modello di statisti e manager, studiato per le strategie e la comunicazione. In Corsica era stato un bambino precoce, solitario e irascibile. Basso, con la testa grossa, faceva spesso a botte e aveva la peggio. In Francia era stato un giovane militare poco amato perché parlava male la lingua. E anche in amore aveva scelto una donna che non lo ricambiò con la stessa passione. Non i presupposti per il successo, si potrebbe pensare. Eppure riuscì ad ottenerlo probabilmente quanto, se non più, di qualsiasi altro uomo nella storia. Anche alla fine, in una grandiosa solitudine, senza compromessi. Napoleone, un brillante leader militare, ma anche un grande organizzatore e motivatore, un uomo che aveva visione e sapeva creare consenso. Una macchina dei sogni che si alimentava con la forza della cultura e la seduzione dell'arte. Arte che Napoleone amava, che spesso finanziava e che soprattutto saccheggiava nei paesi conquistati con le armi. Il 26 maggio 1805 era domenica. Napoleone
aveva solo 36 anni quando entrò in questa cattedrale. Fu una cerimonia imponente, una musica originale era stata composta per l'occasione. Quattro orchestre accompagnarono l'incoronazione. Un Te Deum di grande potenza venne suonato per la prima e ultima volta. La sua partitura, per più di 200 anni si credeva, persa per sempre. Mi chiamo Licia Sirk. Ho insegnato a lungo al Conservatorio Verdi di Milano. Tempo fa, all'Archivio di Stato, ho avuto la fortuna di trovare un documento straordinario. Una lista di musiche del periodo napoleonico, dove c'era anche un Te Deum. Proprio quello suonato nel Duomo per l'incoronazione di Napoleone. E lo spartito, secondo quei documenti, si trovava proprio al Conservatorio. La scuola musicale fondata tra l'altro dal figliastro di Napoleone, Eugenio de Beauharnais. Ho cercato nei nostri archivi e alla fine l'ho trovato. La firma sul Te Deum è di Francesco Pollini, un musicista di prestigio alla corte napoleonica, che fu allievo di Mozart. Quando l'ho avuto tra le mani è stata una grande emozione. E da quel momento ho avuto un solo pensiero: ridargli vita. Un inno di amore alla musica. E se arriverete alla fine di questo racconto della vita di Napoleone, le riascolteremo insieme. Quelle note svanite quel giorno del 1805. Dun, 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 dun. Capire Napoleone. Forse possiamo anche partire da Milano e dalla biblioteca Braidense. È qui che viene conservata un'opera eccezionale. La Description de l'Egypte. 23 enormi volumi. I più grandi di essi misurano 1,5 metri. Un'impresa editoriale durata oltre 10 anni. Essi rivelano un tratto a noi poco conosciuto di Napoleone, ma fondamentale per riuscire a capire l'uomo. La sua ossessione per i libri, la scienza e l'arte. Un'ossessione che lo accompagnava fin da ragazzo. Così, quando cominciò a organizzare una spedizione militare in Egitto, decise anche di affiancare 167 savants al suo esercito in partenza. Studiosi, scienziati, chimici, ingegneri, storici, architetti, archeologi e artisti. L'elite culturale della Francia che proveniva dalle accademie. Partirono a fianco di soldati analfabeti che sapevano solo combattere. Questa fu la prima volta che una guerra mise insieme professori e militari e diventò occasione di conoscenza, pur tra mille difficoltà. Tutti volevano partire per l'Egitto con l'esercito napoleonico. Uno dei savants era Gaspard Monge, matematico, inventore della geometria descrittiva e uno dei membri più anziani della spedizione. Si racconta che prima della sua partenza litigò duramente con sua moglie, che gli disse: «Sei troppo vecchio per queste avventure!» Durante la campagna d'Italia, Monge era stato l'uomo che aveva sottratto da un palazzo della curia romana alcuni caratteri a stampa arabi che più tardi furono utilizzati per fare proclami in Egitto. Quando Napoleone venne in Egitto, la cosa che colpì maggiormente la popolazione furono i proclami scritti in arabo. Il fatto di possedere una macchina a stampa gli diede la possibilità di scrivere dell'Egitto e degli egiziani. Era un modo per cercare di apparire ai loro occhi non un invasore, ma un amico.
La cosa più interessante di questi scritti era il fatto che lui fosse a conoscenza delle particolarità religiose della società egiziana, che era formata soprattutto da musulmani e distingueva le persone in base alla propria fede. Per questo motivo, scrisse, le differenze tra le persone non vanno ricercate nella fede o nella religione, ma nelle abilità mentali. Questo annuncio fu distribuito nelle strade e nei piccoli quartieri per attirare l'attenzione della gente. Provate a immaginare. 280 navi, 54.000 uomini tra marinai e soldati che sbarcano in una torrida Alessandria d'Egitto il 1 luglio 1798. Napoleone scelse la città fondata da Alessandro Magno, che lì aveva creato la più grande biblioteca del mondo antico, sparita per sempre alla metà del VII secolo d.C. La campagna d'Egitto è un viaggiare sempre, slittare sempre su due piani, quello del cannocchiali, della cultura, dei sogni d'Oriente e le baionette che servono per assoggettare un paese chiave nella geopolitica mediterranea. Napoleone, sulla spianata di Giza, pronunciò una delle sue frasi rimaste nella leggenda. Soldati, dall'alto di queste piramidi, 40 secoli vi guardano. La battaglia coi Mamelucchi, i soldati che controllavano l'Egitto, fu quasi una passeggiata per l'esercito francese. I 167 savan, mentre intorno si sparava e si uccideva, erano protetti dalle truppe al centro del quadrato di battaglia. E appena cessò il fuoco, iniziarono le esplorazioni. Discesero il Nilo fino a Tebe e Luxor. En fait, les savants ont travaillé sur... I savants iniziarono ricerche sul campo con l'aiuto di tecnici, soprattutto geometri e cartografi. Tracciarono una carta del paese e fecero disegni dei monumenti, dei templi che al tempo erano ancora insabbiati, come quello di Karnak. E soprattutto eseguirono i rilievi di questi templi. Li misurarono, tracciarono piante, alzati, visuali in sezione e parallelamente fecero scavi. Fu l'inizio, se vogliamo, degli scavi archeologici, perché erano fatti in modo metodico, con un registro delle liste degli oggetti scoperti e i luoghi della scoperta, in modo da sapere il contesto. Fu l'inizio di una vera ricerca archeologica. La scoperta più importante avvenne per caso. Nell'inverno del 1799, in una località settentrionale chiamata Rashid o Rosetta, un ufficiale francese ritrovò durante alcuni scavi una pietra scura, coperta di iscrizioni in varie lingue. Era la stele che nel 1822 permise a Jean-François Champollion di decifrare la scrittura geroglifica, aprendo le porte di un mondo che sembrava perduto. La cultura europea ne fu profondamente influenzata, tanto che a fine Ottocento si cominciò a viaggiare sul Nilo e a realizzare le prime testimonianze filmate, come quelle dei fratelli Lumière. L'Egitto non sarà più lo stesso dopo Napoleone. In realtà, per Napoleone, la spedizione militare fu un disastro. Gli inglesi affondarono tutta la flotta francese nella battaglia del Nilo. E poi vinsero anche a terra. Napoleone riuscì a tornare fortunosamente a Parigi. Ma per la storia, la riscoperta della civiltà degli antichi egizi e dei loro monumenti ha trasformato la catastrofe in favola orientale, in missione civilizzatrice. I mesi che ho passato in Egitto, scrisse Napoleone, sono stati i più belli della mia vita perché sono stati i più ricchi di idealità. Guardate questo quadro.
Durante quella campagna orientale, Napoleone si trovò a Jaffa, in Palestina, con il suo esercito colpito dalla peste. Qualche anno dopo, chiese al pittore Antoine Jeangrot di raffigurare quell'episodio. È forse la prima intuizione di un mito moderno, la forza taumaturgica del corpo del capo che tocca il bubbone di un malato, un corpo che non teme la malattia, forte, esibito. Il potere del re o dell'imperatore è tale che si comunica per tocco, come era il potere di Gesù, insomma, nei Vangeli, che anche una persona passando e toccandola, Gesù sente che un potere esce da lui e c'è una guarigione. Questo dal senso che il corpo del capo, il corpo dell'imperatore, del presidente, è diverso dagli altri e soprattutto parla per me, parla a me. Gli occhi dell'imperatore, di cui si parla anche nella narrativa o anche nelle descrizioni, hanno una certa importanza nella comunicazione di quella che noi chiamiamo propaganda politica. Arrivare a una nuova esecuzione del Te Deum. Il primo passo doveva essere la trascrizione dello spartito. Ci ha lavorato il maestro Marco Pace. Sarà lui a seguire tutte le fasi da qui in poi. Ha sorpreso entrambi trovare nel Te Deum alcune note della Marsigliese. Pollini fa un omaggio al canto dei rivoluzionari francesi. C'era una volta, a Parigi, un uomo che viveva felice. Era un vecchio, di nome Vivant Denon. Queste sono le parole di apertura di un libro scritto da Anatole France alla fine del XIX secolo. Quell'uomo, Denon, era con Napoleone in Egitto e diventerà il primo direttore del Museo del Louvre. Napoleone aveva solo 6 anni quando Denon fece questi schizzi. Era andato a far visita al padre dell'illuminismo, Voltaire, che aveva ormai 81 anni. Lo ritrasse con la cuffia da notte, col volto decrepito, come una scimmia. Fu uno scandalo. Denon era un uomo aristocratico dai 1000 talenti. Spiritoso, brillante, colto, artista, scrittore e libertino. Durante gli anni della rivoluzione sarebbe finito sulla ghigliottina se non l'avesse salvato il suo indiscutibile charme. E così scandalizzò di nuovo la Francia con una serie di disegni erotici, ma non il giovane generale Napoleone Bonaparte. Si erano conosciuti nel 1798 a una festa del nobile Talleyrand, diventato ministro degli esteri della Francia rivoluzionaria. Un altro camaleonte, capace di sopravvivere a ogni cambio di regime. E lì, davanti al buffet, ha preso un bicchiere di limonata e si imbatte in un giovane uomo che invece ha qualche difficoltà a arrivare fino al buffet. Gentilmente Vivant Denon gli offre questo bicchiere di limonata e i due fanno amicizia. Il giovane uomo è Napoleone Bonaparte. E così, grazie a quel bicchiere di limonata, Vivant Denon diventò l'uomo di riferimento di Napoleone nel mondo dell'arte. La campagna d'Italia, che si era conclusa da poco, aveva dimostrato quanto strategicamente importante fosse diventata l'arte come arma nella sua ricerca del potere. Le operazioni belliche nella penisola erano state un successo fulminante. Un anno di battaglie che aveva visto nascere il mito del generale invincibile.
Con un esercito male equipaggiato, Napoleone aveva vinto e trasformato un fronte secondario nel cuore della guerra europea. La campagna d'Italia è decisiva nella storia di Napoleone perché scopre le sue potenzialità, le sue capacità, i traguardi cui può arrivare, gli sviluppi politici che questa campagna gli può procurare, può costruire la propria leggenda, il proprio mito, e lo fa anche addirittura fondando due giornali che devono magnificare le imprese dell'Armata d'Italia. Ma quella di Napoleone è un'azione di comunicazione a 360 gradi. Non c'è solo la parola, ci sono le immagini di cui egli conosce benissimo la potenza e quindi sin da subito accompagna la propria epopea con le immagini. Gros dipinse Napoleone alla testa dei suoi, ad Arcole. Filippo Tò lo ritrasse a Rivoli, con le immense montagne alle spalle. François Lejeune lo immortalò mentre dava ordini nella battaglia al Ponte di Lodi, lo scontro decisivo. Napoleone aveva iniziato una colossale impresa di spoliazione di sculture e dipinti, prelevati da chiese, palazzi e musei della penisola. Per Napoleone, che si faceva forza dei principi della Rivoluzione francese, l'arte non sarebbe più stata patrimonio né della Chiesa né dell'aristocrazia, ma dello Stato, a disposizione di tutti. L'arte non è solo propaganda, ma il centro di una complessa e lungimirante strategia di potere, che alla violenza delle armi affianca la forza della cultura. Questi capolavori vengono individuati anche attraverso la lettura dei testi letterari antichi, per esempio le biografie di Vasari, e vengono inseriti nei trattati di pace che Napoleone e i suoi emissari firmano con i sovrani spodestati. Queste opere quindi migrano dall'Italia alla Francia e finiscono in primis a Parigi. Tutto quello che c'è di bello in Italia sarà nostro, disse il giovane generale. E infatti, le spoliazioni napoleoniche sono considerate il più grande spostamento di opere d'arte mai avvenuto nella storia. 48 ore prima della partenza per la campagna d'Italia, Napoleone aveva sposato Giuseppina de Beauharnais. Era una creola, nata in Martinica, figlia di grandi proprietari di piantagioni. Si diceva fosse ignorante, con i denti guasti. Ma era una donna irresistibile. Aveva 6 anni più di lui. E per Napoleone fu una grande passione. Era una donna già molto nota e molto amata e molto corteggiata nei salotti parigini della Rivoluzione. Era stata l'amante di Barras, il presidente del direttorio, che secondo alcuni gliela cede volentieri a questo giovane generale che deve andare a combattere in Italia. E certamente Napoleone questo amore per Giuseppina lo conserva durante tutta la vita. È una donna di grande charme. Riesce a inserirsi negli ambienti più in della Francia rivoluzionaria. Ha alle spalle un matrimonio infelice col visconte de Beauharnais, giustiziato durante il periodo del giacobinismo. Lei stessa è stata in carcere in quel periodo, ma riesce a salvarsi. Ha una concezione delle relazioni affettive molto anziana in regime, cioè molto libera. Napoleone ha una concezione un po' diversa dell'amore rispetto a lei, più vicino alla nuova concezione dell'amore romantico, un cuore che si slancia verso un altro cuore in modo esclusivo, in modo totale. Dal fronte scrisse a Josephine: addio, donna, tormento, gioia, speranza e anima della mia vita, che amo, che temo, che ispira i miei teneri sentimenti evocativi della natura ed emozioni impetuose e vulcaniche come il tuono. Mi sveglio pieno di te
Il tuo ritratto e l'inebriante ricordo della notte scorsa non hanno permesso ai miei sensi di riposare. Dolce, incomparabile Josephine, che strano effetto hai sul mio cuore. Sei arrabbiata, sei triste. La mia anima è spezzata dal dolore. E non c'è alcun riposo per il tuo amico. Il maestro ha scelto l'orchestra. La cantante soprano, i giovani musicisti. Saranno in tutto 30 elementi. Ognuno imparerà la sua parte. Mentre era in Italia, Napoleone implorò Giuseppina di raggiungerlo a Milano, dove stava programmando le prime spoliazioni di opere d'arte. Dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie venne rimossa l'Incoronazione di spine, dipinta da Tiziano tra il 1542 e il 1543, la torsione del corpo di Gesù, la violenza geometrica dei carnefici e i colori aciduli segnavano una svolta nella pittura del maestro veneto, l'irrompere del manierismo, un elemento che rendeva preziosa la tela e che non sfuggì agli esperti francesi. Opere d'arte come risarcimento di guerra. Con questa formula, Napoleone fece partire da Parma il 9 maggio 1796 20 dipinti. Per provare a tenersi il più prezioso, la Madonna con San Gerolamo di Correggio, il duca Ferdinando I offrì inutilmente 1 milione di franchi. E si dice che poi, per il dispiacere, non mise mai più piede nella sala dove un tempo era appeso il quadro. Con l'arrivo dell'esercito francese, Venezia, dopo 1200 anni, smise di essere indipendente. Napoleone cancellò la repubblica che aveva sconfitto a Lepanto l'impero ottomano. Il trattato di pace con Venezia prevedeva la consegna di 500 manoscritti e 20 dipinti, che poi diventarono 18, fra questi le nozze di Cana, di Veronese. Una delle opere più note che furono portate via dall'Italia dall'esercito francese è l'enorme tela, forse la più grande mai dipinta, delle nozze di Cana di Veronese. Per poterla portare a Parigi fu tagliata in 8 parti e poi è stata rimontata. Al momento delle restituzioni non la restituirono perché hanno argomentato che se si fosse tagliata di nuovo in 8 parti si sarebbe rovinata in modo definitivo. Nel XVII secolo i critici francesi definirono questa tela il trionfo stesso della pittura. Luigi XIV aveva cercato di comprarla, ma la ragione per cui è così stupefacente è la libertà nell'uso di colori brillanti da parte di Veronese. Cézanne copiò delle figure da questo dipinto e Van Gogh ne parla in una lettera al fratello. Sono previsti 3 mesi di prove per il Te Deum. Napoleone non amava il corno. In collegio sfidò a duello un compagno che lo disturbava proprio suonando questo strumento. Marco segue le prove di Giuseppina Bridelli. La parte riservata alla cantante è fondamentale nel brano. Che dici? Magnifico. Napoleone amò molto la musica, promosse la produzione di nuove opere e alla Scala rimase affascinato dalla cantante lirica Giuseppina Grassini, a cui lasciò però il ricordo di un amante frettoloso e un po' distratto. Ma chi era quel giovane che cedeva alla bellezza ma impugnava le armi, che seduceva e spaventava l'Europa? Da dove veniva? È
Era nato il 15 agosto 1769 ad Ajaccio, in Corsica. Ci rimase solo fino a 9 anni e poi venne mandato in un collegio militare a Brienne, in Francia. È figlio di un avvocaticchio della Corsica, di modesta fortuna, e costruisce questa carriera straordinaria esclusivamente con le proprie forze. È un bambino solitario, viene preso in giro perché veste in una maniera bizzarra, parla male il francese, è un po' scostante e scorbutico. Io sono l'ultimo discendente del fratello di Napoleone, Gerolamo re di Vestfalia, e sono considerato l'erede della famiglia Bonaparte. Napoleone era un bambino molto amato in famiglia. Era circondato da donne, la madre, le zie, e della sua infanzia ha conservato il gusto della famiglia. Era un vero corso, in fondo, un uomo del sud, come gli italiani. Conosceva il valore della famiglia, l'importanza dei genitori e dei bambini che in famiglia sono molto amati. Era il secondo di 8 figli. Fu la madre, Letizia Ramolino, donna attraente e decisa, il suo punto di riferimento. Napoleone dirà che doveva a lei i propri successi. A casa Bonaparte si parlava il corso, un dialetto simile al genovese, e a scuola Napoleone studiava in italiano. Quando finalmente venne ammesso a Brienne con una borsa di studio per nobili poco abbienti, la vita fu da subito difficile. Soffre di essere emarginato, ma si rifugia nello studio e soprattutto nell'apprendimento della matematica. È un uomo di numeri, si considererà sempre per tutta la vita un matematico perché conosce la potenza e la forza dei numeri. Era un lettore assolutamente feroce e aveva una cultura molto estesa, tipica della sua epoca. Sapeva a memoria gli autori latini e aveva una grande cultura scientifica. Non scordiamoci che fece studi di artiglieria, che alla base sono studi matematici, e aveva grande cultura storica. La cultura era fondamentale per lui. Fu in quel periodo che acquisì disciplina, intelligenza strategica e coraggio fisico. Diventò abilissimo a cavallo, restava in sella fino allo svenimento. Si chiuse in se stesso e nei libri. Costruì il sapere onnivoro che lo farà superiore a qualunque avversario. Una delle cose che sappiamo di lui, perché lo dice lui stesso, è che lui ama il potere. Lo suono come un violino, dice letteralmente. Forse è significativo il fatto che lui sia un secondogenito. Il primogenito eredita, il secondo deve farsi strada nel mondo. Lui è ossessionato dall'idea di avere il controllo e questo guida ogni cosa che fa. Che Napoleone fosse ambizioso è evidente. Lo si vede dal culto che aveva per Annibale e soprattutto per Giulio Cesare. A 20 anni passava le notti a leggere il De Bello Gallico, mentre fuori infuriava la rivoluzione. Lui pensa che quella grandezza, quella bellezza, quella forza che aveva espresso l'antico, vivendo in lui, crescendo in questa sua giovinezza bulimica e tempestosa, si potrà riaffacciare al mondo. Lui non racconterà di essere un imitatore di Cesare o di Alessandro, ma lui è Cesare e Alessandro. Per un uomo che voleva essere Cesare, la città dei desideri, con cui identificarsi e alla quale sottrarre tesori, non poteva che essere Roma. Il Trattato di Tolentino, firmato il 29 febbraio 1797, impose allo Stato Pontificio la consegna ai francesi di 500 manoscritti e 100 opere. Fra queste, alcuni capolavori assoluti dell'arte classica, conservati ai Musei Vaticani, come l'Apollo del Belvedere e il Laoconte. Gli occupanti progettarono anche di smontare la colonna Traiana e di portarla a Parigi.
sotto la statua di Pasquino, dove i romani, per tradizione, lasciano messaggi umoristici contro il potere, qualcuno scrisse: i francesi sono ladri? Tutti no, ma Bonaparte sì. I primi prelievi che seguono la firma del Trattato di Tolentino sono sicuramente uno shock per la città, in particolare per la comunità artistica. Uno shock che si traduce in sottoscrizioni, in denunce pubbliche. I musei capitolini furono tra i più colpiti. Qui, nel 1734, venne inaugurata la Galleria delle Statue, il primo museo pubblico al mondo. Una cava di dei e imperatori di marmo. Brani di un mondo classico che, una volta portati al di là delle Alpi, avrebbero fatto di Parigi la nuova Atene, la nuova Roma. Sui carri in partenza fu issata, tra i tanti capolavori, la Venere Capitolina, variante di una statua di Afrodite creata da Prassitele nel IV secolo a.C. per il santuario della dea Acnido. Lasciò il museo anche il Galata Morente. Era la copia romana di una delle sculture che in età ellenistica celebravano la vittoria di Attalo I di Pergamo contro i Galati, popolo dell'Asia Minore di origine celtica, come si vede dai baffi del guerriero. Nella Francia rivoluzionaria, anche prima di Napoleone, era sorta l'idea che la Francia dovesse essere la patria delle arti in quanto era la patria della libertà, il luogo dove le opere più insigni vengono trasportate da Roma, dall'Italia, ma anche dall'Olanda o dalla Germania, perché la Francia è l'unico luogo dove possono veramente produrre e ispirare il popolo in un regime di piena libertà. Un ministro dell'interno, in un discorso al Parlamento rivoluzionario, alla Convention, disse: antichi maestri, o Fidia o Michelangelo, voi avete prodotto queste cose per il popolo francese. Il passaggio di testimone tra l'antica libertà greco-romana e la liberté della Francia rivoluzionaria ebbe come simbolo un'opera dei Musei Capitolini, che nel luglio del 1797 fu portata in corteo a Parigi come emblema del tirannicidio e delle virtù repubblicane. Il busto in bronzo con occhi d'avorio e pasta di vetro, detto Bruto Capitolino, nel quale la tradizione identifica Giunio Bruto, che instaurò la Repubblica a Roma, ponendo fine al dispotismo dei Tarquini. Non un ostaggio di guerra, quindi, per i francesi, ma un progenitore morale, la cui casa poteva essere una sola: il Louvre. Il Museo del Louvre viene creato nel 1793, quindi un anno dopo la caduta della monarchia. Ma è un museo che viene aperto in mezzo ai tumulti rivoluzionari. Perciò bisogna aspettare la stabilità dell'epoca napoleonica perché il Louvre apra davvero. Il museo che viene chiamato Musée Napoléon è il vero Louvre. È la prima vera apertura. Un momento di fondazione. Il Louvre fu l'impresa di cui Napoleone a fine vita andava più fiero. Il Musée Napoléon, come era chiamato al tempo, lo specchio della sua grandeur, il luogo dove convergevano le opere requisite in tutta Europa. Quando si sposò in seconde nozze con Maria Luisa d'Austria, scelse proprio queste gallerie come fondale per lo spettacolo del potere. Ma il Louvre era molto più che un salone di rappresentanza. Era un pilastro della politica culturale napoleonica. L'aspirazione era di essere il museo centrale d'Europa da un punto di vista soprattutto educativo. E l'idea era che il fatto di avere a disposizione opere d'arte di tale livello, tutte raccolte insieme, avrebbe innescato una nuova stagione di grande creatività. L'arte sarebbe fiorita sempre di più, e non solo l'arte francese, ma l'arte di tutti i popoli d'Europa, compresi gli italiani, e anche le manifatture di vasi o di oggetti preziosi, gemme, che si potevano ispirare a queste opere d'arte. A guidare il Louvre, Napoleone mise il vecchio amico della campagna d'Egitto, Vivant Dunant, una scelta felice.
Denon è passato alla storia come il primo direttore moderno. Sotto di lui, le immense gallerie non furono più un deposito di prede di guerra, ma un'enciclopedia ragionata della bellezza di ogni tempo, un museo universale. Il poeta Holdering disse che al Louvre aveva conosciuto la Grecia senza aver mai messo piede ad Atene. Tutto era a portata di mano, ogni stile e ogni epoca presenti, nessun maestro dimenticato, le opere disposte a fine di comprensione in ordine cronologico per scuole e filiazioni. L'arte diventava un meraviglioso racconto visivo, aperto a raffronti, rimandi e giudizi. Le musée se veut universel. Il museo vuole essere universale perché dal punto di vista ideologico la Francia vuole essere la patria dell'universalità, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Questo fa sì che il Louvre non venga creato come museo d'arte francese. I francesi hanno voluto esporre le altre culture, le culture del mondo. E noi non possiamo capire questa pretesa di universalità se non capiamo che la Francia vuole prendere il posto dello Stato Pontificio. E quindi il museo è universale, come la Chiesa Cattolica è universale, ed espone tutte le culture perché si venga ad ammirarle. Il criterio espositivo che Denon scelse per le sale di pittura si basava su un canone di bello assoluto ispirato al Vasari, con al centro il Rinascimento italiano e il Classicismo di Raffaello, e che comprendeva i suoi continuatori come Guido Reni e Annibale Carracci. Il tema delle spoliazioni di guerra e delle restituzioni è tuttora aperto e divide il mondo dell'arte e l'opinione pubblica. È indubbio che il Louvre abbia segnato la nascita del museo aperto a tutti, che diffonde l'arte come bene comune. Lo smantellamento di parte della collezione napoleonica lasciò vivo quel modello, che diventò esempio per ogni museo moderno. Senza dubbio la rivoluzione francese ha avuto in sé violenza sanguinaria, ma allo stesso tempo forza innovatrice per una società più egualitaria. Napoleone accettò queste contraddizioni e le fece sue. Ma una volta al potere, dopo il colpo di stato del 18 Brumaio, mise fine alla violenza della rivoluzione. Da allora in poi nessuno venne più ghigliottinato per le proprie opinioni. E allora l'economia trasse beneficio dal ritorno della tranquillità. La riforma della scuola e il codice civile, che fu varato nel 1804, divennero così la base per una nuova società fondata sul merito e non sul prestigio del sangue. Adesso qualunque individuo può avere successo nella vita, se lo vuole. Il grande sostegno che Napoleone riceve non è certamente da quel poco di nobiltà che rimette in circolazione, ma da quel tanto di borghesia che lui fa arricchire e che rende protagonista poi dell'Ottocento, di tutto l'Ottocento francese, ma direi forse di tutto l'Ottocento europeo. Un mondo alla rovescia rispetto all'Ancien Régime. Il regno dei borghesi che lavorano. E lui, Napoleone, si impegnò più di tutti. Uno sfrenato attivismo, sostenuto da una memoria prodigiosa. Quello che ci impressiona ancora oggi di Napoleone è l'incredibile capacità di lavoro. È stato detto che lui poteva avere lo sguardo di Dio, che abbracciava l'universo mondo, e allo stesso tempo lo sguardo della formica. Si occupa di grandi strategie, ma anche di eventi minimi. Quando è a Mosca, addirittura detta il cartellone dell'Opera di Parigi. Quando è in Spagna, si occupa di una lapide, di una fontana in un paese della Francia. Sa tutto. Napoleone è molto seduttivo, straordinariamente affascinante con i suoi interlocutori. È molto sintetico, dice sempre con precisione solo ciò che è necessario, va dritto al punto. Quando entra nella stanza non puoi non guardarlo. Quando divenne imperatore nella chiesa di Notre Dame, domenica 2 dicembre 1804, gli occhi di Parigi furono tutti per lui. Le navate fin dall'alba traboccavano di invitati, soprattutto militari. Napoleone, poco prima dell'inizio, si chinò verso il fratello Giuseppe e gli disse: «Se solo papà potesse vederci adesso». Poi un colpo di scena. Napoleone non aspettò che Papa Pio VII gli mettesse la corona, la prese e si incoronò da sé.
uno dei gesti più celebri della storia. Non si sarebbe mai sottomesso al potere della Chiesa, fosse anche solo una procedura cerimoniale. Quel grande momento, però, sopravvive solo nel bozzetto del quadro commissionato al pittore David per celebrare l'evento. Napoleone voleva apparire grande, ma non superbo. Nel gigantesco dipinto che si trova al Louvre, il pittore, su sua richiesta, lo ritrasse mentre incoronava Giuseppina. Il quadro di David non è un quadro, è una fotografia per certi aspetti, tanto è preciso nei dettagli, è chiaro nelle dislocazioni degli spazi e delle posizioni. E ci fa vedere una cosa un po' singolare, cioè tutto quel mondo era vestito in una maniera strana. Non ci aspetteremmo di vedere quei pennacchi, quelle scarpette, quelle calze. È una mescolanza di tante estetiche del passato, in cui veramente Napoleone rivela quella genialità della sintesi, o se si preferisce del miscuglio, del patchugo, del patchwork, come vogliamo chiamarlo, cioè di prendere tutto quello che è già stato fatto e di restituirlo in una maniera totalmente nuova. Napoleone capiva i sentimenti delle folle. Oggi la chiameremmo psicologia delle masse. Questo ne fece un formidabile manipolatore dell'immaginario collettivo e seppe differenziare la comunicazione. Se i quadri parlavano a intellettuali e artisti, le illustrazioni semplici delle stampe di Épinal si rivolgevano al popolo. «Dobbiamo parlare agli occhi», diceva Napoleone. Per questo sosteneva i pittori, che dovevano alimentare il culto della sua immagine. Jacques-Louis David, il ritrattista dei martiri della rivoluzione, fu il prescelto. I suoi dipinti uscivano dallo studio in più copie, proprio per il loro valore di propaganda. Uno dei primi ritratti di Napoleone, Bonaparte Valica il Gran San Bernardo, era stato riprodotto in migliaia di vasi, pendole, puzzle e francobolli. In questo quadro che trasfigura la realtà, perché noi sappiamo bene che Napoleone non ha attraversato le Alpi su un cavallo focoso, ma che in maniera più prosaica e molto più pratica lo ha fatto a dorso di mulo, lui è un uomo che sta mostrando il cammino ai suoi contemporanei. Sembra dire: seguitemi e vi porterò sulla vetta. Ad Angres si deve invece il ritratto sul trono imperiale del 1806. L'effigie di un potere senza tempo, sacro e solenne. Io credo che i dittatori del Novecento abbiano studiato a fondo il caso Napoleone, abbiano imparato molto da lui, anzitutto le tecniche della comunicazione, l'uso teatrale delle grandi masse, l'attenzione soprattutto rivolta alla formazione dei giovani e poi naturalmente tutto l'apparato iconografico dell'imperialità, quindi le aquile, gli allori, le grandi parate, le grandi cerimonie. È evidente che i dittatori del Novecento si sono ispirati direttamente a questo inventore di una nuova immagine del potere che aveva una straordinaria forza di suggestione. Il Duce inaugura 8 nuove sale del Museo Napoleonico a Palazzo. Benito Mussolini lo chiamava l'italiano sul trono francese e lo poneva a metà strada tra Giulio Cesare e se stesso. Il corpo del capo che lavora e fatica come il suo popolo. Come Napoleone, il duce di notte lasciava accesa la luce del suo ufficio, segno di una perenne attività febbrile. Anche Mussolini, alla notizia dell'incarico a capo del governo, disse al fratello Arnaldo: «Se ci fosse papà, i padri, questi uomini mai conquistati». Questa stessa frase, «se potesse vederci nostro padre», Freud la disse in vetta all'Acropoli al fratello, e cito proprio le parole di Napoleone, e poi riporta nelle sue memorie un episodio di svenimento e poi interpreta questo episodio di svenimento come un tema di conflitto nei confronti del proprio padre. Cioè, se il padre lo avesse visto, avrebbe sicuramente riconosciuto che il figlio era arrivato laddove il padre non era arrivato. Mussolini scrisse un dramma sui 100 giorni, quindi noi sappiamo per certo che lui era molto interessato a Napoleone
Hitler era persino ossessionato da Napoleone. Ma il wagnerismo e le follie dei dittatori totalitari del XX secolo non li troviamo in Napoleone, in alcun modo. Lui non si comportava come un dittatore totalitario. Non c'era una polizia segreta, non c'erano i gulag, non c'erano i campi di concentramento. A Milano, al Museo del Risorgimento, c'è il manto che Napoleone indossò per l'incoronazione a re d'Italia nel 1805. Un oggetto delicato come gli onori che dopo due secoli hanno bisogno di un restauro. Il manto è trasferito a Firenze, all'Opificio delle Pietre Dure. Un'opera di conservazione della campagna Restituzioni, con la quale il gruppo bancario Intesa San Paolo sostiene la cura dei beni della collettività. Nel laboratorio di Thierry Radelet a Torino si procede invece al restauro degli oggetti dell'incoronazione. Nelle pratiche del restauro i primi interventi sono comunque di tipo diagnostico, quindi sono state fatte radiografie, analisi XRF. Tramite le radiografie abbiamo potuto anche individuare i sistemi di incastro e di tenuta insieme dei diversi elementi che fanno parte di ogni oggetto e procedere in alcuni casi anche allo smontaggio. Dopodiché il restauro invece si è focalizzato soprattutto su un intervento mirato alla superficie che, essendo completamente solfurata, era completamente nera, scura, opaca, fino ad arrivare a far emergere il vero aspetto metallico della superficie. Milano piaceva all'imperatore. Era una città moderna dove si potevano incontrare uomini di scienza, menti colte e spiriti vivaci. Qui Napoleone ritrovava la joie de vivre di Parigi, ma in atmosfere più dolci e più provinciali. E i milanesi ricambiarono il suo affetto. In lui riconobbero l'uomo dell'avvenire, il progressista che annunciava libertà politiche e uno stile di vita più liberale. Le donne non erano più rinchiuse in busti e corsetti, mostravano profonde scollature, braccia nude e persino la schiena veniva lasciata scoperta. Una nuova sensualità riempiva l'aria. La messa per l'incoronazione al re d'Italia si celebrò il 26 maggio 1805. Alla presenza di 8 cardinali e circa 30.000 persone. La chiesa era molto bella, disse Napoleone. La cerimonia è stata buona quanto quella di Parigi, con la differenza che il tempo era splendido. I dettagli di cosa avvenne quel giorno si trovano all'Archivio di Stato di Milano.
Uno dei documenti più importanti che noi abbiamo è il giuramento che Napoleone ha prestato nel Duomo di Milano. Giura di rispettare lui stesso e di far rispettare la legge, le libertà politiche. Quindi sembra quasi che lui si ponga allo stesso livello degli altri suoi sudditi in realtà. L'attimo più atteso di tutta la cerimonia fu quello in cui Napoleone indossò la corona ferrea dei re longobardi. Un oggetto di grande forza di suggestione. È una pesante fascia d'oro, ovale, parte del tesoro del Duomo della vicina città di Monza. A partire da Carlo Magno l'avevano portata molti dei sovrani del Sacro Romano Impero. Appropriarsene era un chiaro messaggio a tutta Europa. Come già avvenuto a Parigi, Napoleone non lasciò che a incoronarlo fosse un rappresentante della Chiesa. Lo fece da sé, ma questa volta aggiunse anche un'altra delle sue frasi passate alla storia. Dio me l'ha data e guai a chi me la tocca. Quel maggio 1805, così denso di conseguenze, è rimasto nelle cronache e nell'opera degli artisti, ma soprattutto nella pietra. Il lascito più grande dell'incoronazione per Milano fu il completamento della facciata del Duomo, in tempo per la messa solenne. Un evento che i milanesi aspettavano da 3 secoli. Buongiorno a tutti. Adesso proveremo un pezzo di Francesco Pollini, un compositore italiano che ha studiato con Mozart, grande amico di Bellini. Bellini gli ha dedicato la Sonnambula, soprattutto famoso perché ha scritto poi un trattato per pianoforte che in tutto l'Ottocento era usato. È la prima volta per tutti noi, per me e per voi, e vediamo, in bocca al lupo. Queste note che oggi prova l'orchestra vennero suonate nel momento in cui Napoleone si era appena incoronato da sé. I musicisti e il pubblico erano di certo rimasti elettrizzati da quel gesto così audace. Il clima di questa partitura è serio, solenne, ma sicuramente fu suonato con grande emozione. Scusa, prima ho il dubbio un po' che vorresti un tempo un po' più mosso anche qui. Qui se riusciamo a andare un filo è sì, un po' pesante. Mi aiuta. Nel giorno in cui Napoleone festeggiava i 40 anni, il 15 agosto 1809, a Milano venne inaugurato un museo sul modello di quelli francesi, la Pinacoteca di Brera. I suoi quadri più preziosi sono quelli raccolti negli anni napoleonici, come la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, a Brera dal 1811. Brera was the museum that Napoleon wanted. Napoleone voleva che Brera fosse il Louvre italiano, uno strumento per educare il popolo, aperto al pubblico, un modo nuovo e dinamico di creare arte contemporanea, arte che fosse rilevante per la sua epoca. Questa era la sua visione. Brera fu un'eccezione. Se il resto d'Italia era una miniera da cui sottrarre arte per spedirla in Francia, il nuovo museo era un centro di raccolta di opere che arrivarono qui per restare a beneficio degli artisti e dei cittadini milanesi. Talvolta ci furono addirittura scambi e dal Louvre giunse la opera che resero più completo il percorso espositivo. Il nucleo che forma la collezione, ovviamente, è frutto di spoliazioni in tutta la penisola, a partire dal nord e soprattutto dal Veneto, con i suoi maestri Giovanni Bellini, Veronese, Mantegna. Come al Louvre, anche a Brera, il baricentro dell'esposizione aveva un nome preciso: Raffaello. Il suo capolavoro del 1504, Lo sposalizio della Vergine, divenne la grande attrazione del museo. Lo consegnò al generale napoleonico Lecky, una piccola città terrorizzata del centro Italia, per evitare che i soldati francesi la mettessero al sacco. Quando le truppe napoleoniche si diressero a sud, verso Urbino, e giunsero a Città di Castello, lo sposalizio fu donato all'esercito invasore.
Certo, quel donato va posto tra virgolette perché chiaramente non fu una donazione spontanea. E Città di Castello prova ancora del risentimento per il fatto che il dipinto le fu sottratto. E forse anche per il fatto che adesso è qui, a Brera. Cos'è un dono quando è rivolto a un generale invasore? Solo un dibattito giuridico molto complesso potrebbe stabilirlo. A Brera, Napoleone continua oggi ad essere presente nelle vesti di Marte Pacificatore, così come lo ha ritratto il più importante scultore dei suoi tempi, Antonio Canova. Il bronzo di Canova si trova nel cortile, mentre la versione in gesso è qui, in una delle quattro sale napoleoniche del museo. È una statua straordinaria, è muscolare, è atletica, ricorda le statue greche di marmo, anche se il volto in realtà è di Napoleone. Canova andò a Parigi due volte e fece diversi studi per la testa. Potreste pensare che Napoleone fu entusiasta di questa statua, ma in realtà non gli piacque per niente. E non volle che fosse mostrata. La considerò troppo atletica. Ma non sappiamo esattamente cosa intendesse. Gli sembrava una specie di Photoshop? Gli sembrava troppo omoerotica? Napoleone corteggiò Antonio Canova fin da quando salì al potere. Voleva quello che tutti chiamavano il nuovo Fidia per la naturalezza sensuale con cui scolpiva l'antico. Il genio classicista che mentre lavorava aveva l'abitudine di farsi leggere dai suoi assistenti i versi di Omero. Perché danno ritmo al gesto e dignità alla fatica. Antonio Canova è il massimo scultore vivente, forse il massimo artista vivente. Il potere napoleonico non può non avere Canova dalla sua. Vengono commissionate allo scultore molte opere per i membri della famiglia Bonaparte, vengono acquistate dai membri della famiglia Bonaparte anche opere realizzate da Canova per altri committenti che vengono fatte replicare. Canova diventa un artista che i napoleonici collezionano. Ma quello con Napoleone non fu un rapporto semplice. Canova era un artista internazionale. Tra i suoi committenti c'erano tutti i nemici della Francia, lo zar di Russia, la monarchia viennese, gli odiatissimi inglesi. E poi lo scultore era risentito per il saccheggio delle opere d'arte italiane e anche perché Napoleone aveva ceduto Venezia, la sua patria, agli austriaci. Certo, neanche lui poteva negarsi al più potente d'Europa. Canova scolpì il busto più famoso di Napoleone. Venne replicato in decine di esemplari. Naso virile, bocca volitiva, sguardo profondo. Quello che allora era il primo console di Francia sembra piuttosto un antico romano. Canova lo accompagnò suo malgrado nei cieli del mito, ma fu anche una sua nemesi, uno di coloro che quel mito contribuirono a smontarlo. Caduto Napoleone, bussò alle porte del Louvre per far restituire all'Italia le opere rubate. Questa restituzione fu molto combattuta dai francesi anche con degli argomenti giuridici, ma alla fine la restituzione ebbe effettivamente luogo, furono obbligati a fare questa restituzione, mancavano i soldi. Chi doveva pagare le spese per questo enorme trasporto di opere d'arte? Canova ne parlò col duca di Wellington, il cui ha detto ci penso io. E quindi le spese per la restituzione delle opere d'arte all'Italia, comprese le opere d'arte a Roma, furono pagate in gran parte dal duca di Wellington, che poi fece un'altra raccolta di fondi, sono ritornate con fondi inglesi. La città che ha più goduto della forza modernizzatrice di Napoleone è stata Parigi. Ebbe pochi anni a disposizione per eguagliare gli imperatori architetti romani, ma sufficienti a imprimere sul volto della capitale lineamenti nuovi, come il Pont des Arts,
il primo ponte in ferro sulla Senna. Nel 1805, dopo la campagna di Austerlitz, Napoleone dice ai suoi soldati: «Voi non rientrerete nelle vostre case se non attraverso un arco di trionfo». Perciò chiede a Charles Percier e Pierre Fontaine, gli architetti ufficiali del regime, di costruire l'arco del carosella. È una copia dell'arco di Settimio Severo a Roma. Ha le stesse proporzioni, gli stessi principi e, sulla sommità, viene installata la quadriga di cavalli di Piazza San Marco a Venezia, portata dall'Italia. Napoleone fa costruire anche un secondo arco e lo fa mettere all'entrata della città. Sceglie gli Champs-Élysées, che all'epoca non sono molto urbanizzati, e lo situa molto in alto, perciò serve un arco che sia molto grande, che si possa vedere da lontano, ed è per questo che l'arco dell'Étoile è 3 o 4 volte più grande dell'arco del carrousel e più grande degli archi antichi romani. Neoclassicismo ispirato alla romanità con elementi di antico Egitto. È lo stile impero e nacque per celebrare il potere napoleonico. Si sviluppò soprattutto negli arredi, come ancora si può vedere a Fontainebleau, il più sfarzoso dei palazzi di Napoleone. Qui venne anche imprigionato il Papa Pio VII. Episodio immortalato nel primo di tanti film dedicati a Napoleone. La miglior definizione di Fontainebleau è quella che ha dato Napoleone stesso a Sant'Elena, lontano dai fasti di questo castello. La casa dei secoli, la vera dimora dei re. Ma la gloria non è eterna. In quelle stesse lussuose sale, qualche anno dopo, nell'aprile 1814, Napoleone avrebbe cominciato a conoscere l'amarezza della sconfitta dopo anni di vittorie. E qui avrebbe firmato la sua abdicazione. Una notte, chiuso nei suoi appartamenti, tentò il suicidio col veleno. Lo salvarono i collaboratori, che sentirono le grida di dolore. Scusi Giuseppina, io penso che forse è meglio muovere un po', diciamo. Sì, grazie. Poi vedevo un'arcata un po' particolare. Fa tutto in su, signor. Magari fare sciolto. Sì, certo, questo sembra benissimo. Grazie. Stati anni pieni di vita, ma anche di delusioni. Napoleone era diventato insofferente. Aveva smesso di ascoltare i consiglieri più fidati. Il talento di fare e pensare più cose contemporaneamente era diventato nevrosi, ossessione. Spulciava i registri di ogni spesa, interveniva sull'alimentazione dei cani da caccia. Insomma, in conclusione, si perdeva nei dettagli e alla fine smarrì la visione. Anche Giuseppina da tempo non era più al suo fianco. Nel 1809 aveva sposato Maria Luisa d'Asburgo-Lorena, che nel 1811 gli diede il figlio desiderato. Un calcolo dinastico e di geopolitica. Ma forse anche il sogno inconscio di avere come suocero un vero imperatore, Francesco I d'Austria. Maria Luisa è la freschezza della giovinezza. Si dice che consuma rapidamente il primo rapporto nella carrozza con la quale Maria Luisa viene condotta in Francia, quindi non aspetta di trovarlo a Parigi, ma le va incontro.
Questi due esseri si intenderanno molto bene e si stimeranno molto finché durerà la loro vita comune. Napoleone è entusiasta di avere a fianco questa giovane sposa, un'arciduchessa d'Austria che è stata allevata per essere una sposa di re, di imperatori, di granduchi. Gli si confà perfettamente. Il sogno giovanile di Napoleone di trasformarsi in Giulio Cesare si realizzò in quell'immagine di un padre chino sopra la culla del figlio, Napoleone Francesco Giuseppe Carlo, che lui nominò re di Roma. Alla sua nascita, l'esercito francese occupava la città già da un paio d'anni. È interessante notare che gli si affida immediatamente, ancora prima della nascita, questo titolo di re di Roma. Si vuole immaginare che darà inizio a una nuova era per Roma. Qui c'è un importante riferimento letterario, che è quello della quarta ecloga di Virgilio, la nascita di un puer che dà inizio a una nuova epoca. Roma avrebbe dovuto diventare la seconda capitale dell'impero dopo Parigi. E così furono aperti decine di cantieri. La Roma che i francesi trovarono era quella del primo Ottocento, polverosa e decadente. Eppure i loro occhi videro altro. L'urbe antica, città dei sogni, da riportare alla luce e alla gloria di un tempo. Il Colosseo fu liberato dai fienili e dalle baracche che da secoli crescevano lì attorno. Vennero rimossi detriti e infiltrazioni d'acqua dai sotterranei. L'area della Colonna Traiana prese l'aspetto ordinato e razionale che ha ancora oggi. Ma soprattutto, i napoleonici trasformarono il Foro Romano in un parco archeologico, il Jardin du Capitole. Hai che intendere? Uno dei motori della propaganda politica dell'impero francese a Roma fu il continuo confronto con il governo del Papa. Cosa fa il governo napoleonico? Raccoglie tutte le critiche rivolte al Papa e alla città del Papa e cerca di ritorcergliele contro. Perciò si crea una dinamica interessante, un simbolismo del restauro grazie al quale Napoleone si converte nel nuovo Restitutor Urbis. E ogni strato di terra che si toglie da questi monumenti è come un secolo di governo papale che viene eliminato. Il restauro di Roma è possibile grazie al governo napoleonico. Non tutto nasce per lasciare traccia, nemmeno nei regimi ossessionati dalla storia come quello napoleonico. Solo il racconto resta di molte cose meravigliose di quegli anni, come la luminaria notturna fra i monumenti antichi per il compleanno del piccolo re di Roma, che come il padre Napoleone a Roma non arrivò mai. Regola numero uno, alla pagina numero uno del libro della guerra, è non marciare su Mosca. Varie persone ci hanno provato, Napoleone e Hitler, e non è andata bene. Così disse il generale britannico Bernard Montgomery alla Camera dei Lord nel maggio del 1962. La storia dovrebbe insegnare. Ma Napoleone venne prima della regola
e il 24 giugno 1812 varcò i confini orientali con oltre 600.000 uomini, la più grande forza di invasione mai vista fino ad allora, ed entrò in Russia. Ad aspettarlo, l'esercito dello zar Alessandro. L'armata russa, più volte sconfitta, continuò ad arretrare e a sottrarsi agli scontri finali. I francesi avanzavano, ma trovarono Mosca deserta e avvolta dalle fiamme. 4 mesi erano ormai passati e l'inverno avvolgeva gli spazi immensi della Russia. Il tempo e il gelo, la strategia del generale Kutuzov, sconfissero i francesi, che furono costretti a ritirarsi. Durante quella marcia, i soldati cominciarono a morire di fame e di freddo. Il patrimonio accumulato di sapienza militare nei soldati si perde nella campagna di Russia. Molto rilevante è poi il fatto che Napoleone si sia infilato, si è precipitato nel gorgo che lui stesso in qualche modo aveva sempre contemplato, però se n'era sempre guardato. Lui era un uomo capace di guardare l'abisso e di guardarlo con occhio lucido. La Russia invece mostra che lui dentro il gorgo a un certo punto ci può anche finire per vertigine, per fascinazione. La grande armata perse in totale 540.000 uomini. Un'intera generazione che aveva vinto tutto scomparve nella neve, lasciando Napoleone senza più un vero esercito. Di lì a poco sarà sconfitto a Lipsia, rinuncerà al trono e sarà esiliato all'isola d'Elba. Scortato dagli inglesi, l'imperatore sconfitto sbarcò il 4 maggio 1814 all'Elba, il regno da operetta, come lui la chiamava. 224 chilometri quadrati contro gli 860.000 dell'impero grandioso che aveva costruito e ora aveva perso. Un'altra isola, come quella in cui era nato. La sensazione di essere tornato al punto di partenza, ma anche quella spinta a pianificare, a creare e a comandare che in quei 9 mesi di esilio non lo abbandonò mai. Dopo un giorno era già sceso nel ventre dell'isola, le miniere di ferro. Da millenni venivano scavate, dai tempi degli Etruschi e dei Romani. Napoleone decise di farle rendere di più, poiché sapeva di avere denaro sufficiente soltanto per 2 anni, o forse meno. Napoleone aveva dei grandi progetti di sviluppo della siderurgia, aveva in animo una triangolazione estremamente interessante fra le miniere, il ferro dell'Elba, il legname e il carbone della Corsica e le officine da collocare in Provenza. Certo, provava anche noia, tristezza e inquietudine. Adesso era più corpulento e faticava a muoversi. Ma ciò non gli impediva di passeggiare malinconico ai bordi del mare, addolorato dalla morte di Giuseppina, avvenuta poco dopo il suo arrivo all'Elba. Gli mancavano il figlio e la moglie Maria Luisa, che non voleva raggiungerlo, anche perché da qualche tempo lo tradiva con un conte austriaco. La palazzina dei Mulini, a Portoferraio, che aveva scelto come residenza, gli pareva vuota, senza savant con cui conversare, e si perdeva nei libri. L'ultima notte a Fontainebleau, dalla sua biblioteca, ne aveva presi con sé 300, quelli che aveva più cari. C'è un momento nel quale noi possiamo vedere un Napoleone che si accontenta.
l'uomo degli eccessi, l'uomo delle condizioni più drammatiche, a un certo punto ci lascia intravedere la possibilità di accontentarsi. Si accontenta di giocare a fare il sovrano con il rinnovamento economico di questa piccolissima isola. Ha un'esistenza a tratti dichiaratamente domestica. E poi c'è l'altro Napoleone. C'è quello che invece ha bisogno di un'esistenza a livelli adrenalinici diversi. Maestro di simbolismi, Napoleone lasciò ai posteri una chiave di lettura, una didascalia anche per la fuga dall'Elba. Prima di imbarcarsi il 26 febbraio 1815 verso la Francia, pose sul tavolo dello studio la biografia di Carlo V, l'imperatore che in vecchiaia abbandonò il trono per ritirarsi in convento. Quello non è il mio destino, sembra dirci. Io morirò a cavallo. Nelle accademie militari, quando viene simulata la battaglia di Waterloo, la Francia di solito vince. Nella simulazione, Napoleone attacca gli inglesi al mattino presto, prima che arrivino i prussiani ad aiutarli, e li sbaraglia. Più volte quel giorno, Napoleone fu a un soffio dalla vittoria. Perché allora, alla fine, perse la battaglia di Waterloo? Si dice che sia sceso in campo troppo tardi, che abbia lasciato al nemico la scelta del terreno, che la cavalleria abbia caricato nel momento sbagliato, che gli avversari ormai conoscevano le sue mosse e che anche il caso gli fu contro. Forse la verità è che Napoleone era stanco ormai. E forse quando sentì gridare «La garde recule», la leggendaria guardia imperiale è in fuga, provò sollievo. E forse si consegnò agli inglesi, convinto che gli avrebbero assegnato un piccolo cottage nelle loro campagne dove poter invecchiare, oppure un passaporto per l'America. Ma se era questo che pensava, ebbene si sbagliava. La destinazione che fu scelta è stata definita il luogo più lontano da qualsiasi altro luogo del mondo. L'isola di Sant'Elena, in mezzo all'Atlantico, a quasi 2000 chilometri dalle coste dell'Africa. Un luogo da cui non potrà fuggire. 35 anni prima, bambino all'Accademia Militare, intento ad annotare i possedimenti inglesi nel mondo, aveva scritto, cerchiando Sant'Elena, «Piccola isola». Qualcuno la descrive come un isolotto atlantico, più o meno all'altezza dei tropici, abbastanza gradevole. E Napoleone sente queste descrizioni e ne è un po' incoraggiato. Quando la vede la prima volta, e invece si rivela un posto ostile, di difficile vivibilità per il clima, che normalmente è un clima molto umido e Napoleone si ammalerà anche per questo, e poi questa roccia vulcanica crea degli strapiombi, questa vegetazione non è una vegetazione che si deve immaginare aperta, è una vegetazione che finisce con dei grandi burroni boscosi che riempiono i crateri dell'isola vulcanica, quindi più una specie di porta dell'inferno. Sant'Elena era molto umida. Le carte da gioco di Napoleone dovevano essere asciugate in forno. L'isola era infestata da topi, termiti e scarafaggi. La casa nel villaggio di Longwood era sempre sorvegliata dai militari inglesi. Napoleone morì il 5 maggio 1821, alle 5:49 del pomeriggio, per un tumore allo stomaco, come il padre. Anche se qualcuno parlò di avvelenamento. Venne sepolto in una tomba senza nome, a causa di un litigio. Gli inglesi volevano scritto sulla lapide Bonaparte, i francesi Napoleone, il nome imperiale. Il 15 dicembre 1840 le sue spoglie tornarono in Francia
accolte da migliaia di persone al grido di Vive l'Empereur. Tempo dopo, all'Hotel des Invalides, si allestì per lui un grandioso mausoleo. «Desidero che le mie ceneri riposino in riva alla Senna», aveva detto, «in mezzo al popolo francese che ho tanto amato». In una cripta laterale riposa anche parte dei resti del re di Roma, il figlio di Napoleone e di Maria Luisa, morto a Vienna, alla corte del nonno Asburgo. A portarli qui è stato Adolf Hitler nel 1940, come omaggio alla Francia collaborazionista. Quando la notizia della morte di Napoleone si diffonde in Europa, uno dei più importanti scrittori italiani, Alessandro Manzoni, compone un'ode intitolata Il 5 maggio. Una meditazione sulla fragilità umana e la misericordia divina, che l'anno dopo viene tradotta in tedesco da Goethe. Il manoscritto è conservato qui, alla Biblioteca Bridens. E comincia così. Ei fu siccome immobile. Lui è morto. Con la mente alle ultime ore di un uomo che ha conquistato un intero continente, un uomo che ha conosciuto il trionfo e la sconfitta, la fuga e l'esilio, il mondo si ferma e resta in silenzio. Manzoni, nella sua ode, lo immagina a Sant'Elena, in lotta coi ricordi, nel tentativo impossibile di scrivere la sua biografia. Non può sapere che 2 anni dopo, questo libro, Il Memoriale di Sant'Elena, verrà pubblicato e renderà il mito di Napoleone Bonaparte eterno. Scriveremo le nostre memorie. Sì, bisognerà lavorare. Anche il lavoro è la falce del tempo. Dopotutto, il mio grande principio è che bisogna compiere il proprio destino. È bene che il mio si compia. Questo è stato il suo ultimo capolavoro, un successo editoriale che da 2 secoli sopravvive alla sua morte e che ha saputo trasformare la sconfitta in vittoria. Qual è il messaggio che ha incantato poi tutta la borghesia dell'Ottocento? Ma era molto semplice e diretto. Anche voi, bravi borghesi, se avete capacità, determinazione, coraggio, se lo vorrete con tutte le vostre forze, voi potrete diventare come me. Ma ai posteri non interessa assolutamente che abbia fatto milioni di morti, non interessano le sofferenze, tutto quello che è capitato in questi 20 anni travolgenti, addirittura fragorosi, rimane l'immagine di quest'uomo onnisciente, onnipotente, onnipresente che appunto si era costruito da solo. Rimane il mito, rimane l'eroe. Yes, we can. Questa affermazione è diventata un mantra delle nostre moderne società democratiche. Ognuno di noi può nascere in Corsica, diventare generale, dominare l'Europa e scomparire in mezzo all'Atlantico. E poi, alla fine, trovare il proprio posto insieme ai grandi immortali.